Ciao a tutti. In questo nuovo video andiamo ad affrontare alcune tipologie di quiz che sono usciti nell'ultimo concorso INAIL, proprio freschissimo perché è di pochi giorni fa. Si tratta appunto di tipologie diverse che adesso andiamo a vedere come poter risolvere. Allora, partiamo subito dal primo esercizio. Si tratta di una classica sequenza numerica. In alcuni video precedenti spiegavo il discorso delle sequenze numeriche, cioè abbiamo due sottocategorie in cui vediamo queste sequenze, cioè una prima in cui la sequenza è come un qualcosa di unico, quindi tutti i numeri sono ad esempio equidistanti tra di loro, pensiamo ad una sequenza con tutti i numeri che sono divisi da 6. Quindi ad esempio 13, 19, 25, 31, 37 e così via. Oppure l'altra possibilità, e qui siamo in questo secondo caso, che all'interno della stessa sequenza vi siano due sottosequenze, cioè 320 e 64 sono di fatto uno il quintuplo dell'altro, quindi 320 diviso 5 fa 64. Poi invece tra 64 e 55 non c'è un rapporto di moltiplicazione o divisione, ma c'è una differenza, quindi una sottrazione. 64 meno 9 fa 55, quindi qui abbiamo un meno 9. E lo stesso discorso poi si ripete a 2 a 2. Perché avremo di nuovo qui un diviso 5, perché 55 diviso 5 fa 11, che è il nostro punto di domanda, e poi c'è di nuovo un meno 9, perché 11 meno 9 fa 2, e quindi si risolve così. Alessandra ha deciso di dividere con le sue amiche dei quaderni. Se regalasse 9 quaderni a ciascuna delle sue amiche e ne tenesse altrettanti per sé, avanzerebbero 9 quaderni. Se si escludesse, le altre ne avrebbero 12 a testa. Quante sono le amiche di Alessandra? Allora, qui ci sono diverse teorie su come risolvere un problema di questo tipo. La prima è fare un'equazione. Forse al momento, visto che non si può usare carta e penna, ma si usano i tablet nei concorsi, è la strada meno percorribile. Le altre due sono: una, andare per tentativi, che non è neanche male, visto che se tendenzialmente sono tre le risposte, si fa anche veloce. Un'altra ancora è la seguente, cioè innanzitutto dobbiamo vedere le due situazioni, cioè abbiamo un'ipotesi che va da qui a qui, con Alessandra compresa, e una che va invece da qui a qui senza Alessandra. E la domanda è: quante sono le amiche di Alessandra? Allora, come lo possiamo risolvere? Possiamo risolvere in questo modo, cioè innanzitutto dobbiamo considerare i 9 quaderni che avanzano in prima battuta più i 9 che Alessandra tiene per sé. Quindi abbiamo di fatto 18 quaderni in più nella prima ipotesi. E la differenza inoltre è che nella seconda le amiche ne avrebbero 12 a testa contro le 9 iniziali, contro i 9 quaderni iniziali. Quindi noi abbiamo 18 quaderni in più, perché sono 9 di Alessandra, che poi si toglie, e 9 avanzati, diviso 3, che è la differenza di quaderni che hanno le amiche dal prima al dopo, facciamo un 18 diviso 3, che fa 6, che no, è la nostra risposta esatta. Poi, un pastificio ha venduto in un primo tempo i 2/7 di una partita di pasta e poi i 3/5 di pasta residua. Sapendo che la seconda volta ha venduto 180 kg di pasta, qual è il peso totale della partita di pasta? Allora, qui farei nel seguente modo: andrei prima di tutto a inserire un denominatore comune, quindi tra 7 e 5
Andrei col 35, perché è il minimo comune multiplo di 7 e di 5. Quindi 2 settimi, se lo volessimo trasformare in 35esimi, 7 per 5 fa 35, quindi moltiplicheremo per 5 anche il numeratore che fa 10. Quindi 2 settimi può essere visto anche come 10 trentacinquesimi. A questo punto poi ci dice che i 3 quinti della pasta residua. Quindi se la prima partita, di fatto la prima vendita, è di 10 trentacinquesimi, il resto è 25 trentacinquesimi per arrivare al totale. I 3 quinti di pasta residua, quindi di 25 trentacinquesimi, sono 15 trentacinquesimi. E noi sappiamo che 15 trentacinquesimi sono pari a 180 kg di pasta. 180 kg. Quindi, poi riducendo ai minimi termini, possiamo farlo tranquillamente, quindi 15 trentacinquesimi diventa 3 settimi, dividendo per 5. A questo punto sappiamo che 180 kg sono 3 settimi e noi vogliamo capire quanto sono i 7 settimi. Quindi facciamo 180 diviso 3, che fa 60, poi 60 per 7, 6 per 7 è 42, aggiungiamo uno 0, 420. E quindi è la nostra risposta A. Poi abbiamo qui una condizione necessaria e sufficiente. Le avevamo viste anche qui in qualche video passato, cioè c'è un se e solo se. Se e solo se risparmio per 2 anni potrò comprare una macchina nuova. In base alla precedente affermazione, quale delle seguenti è certamente vera? Allora, la A, se risparmio per 1 anno potrò comprare una macchina usata, c'entra poco, insomma, con quello che leggiamo nel testo, quindi la escludiamo abbastanza rapidamente. Andiamo a vedere la B, che vabbè, vediamo che è la nostra risposta esatta. Noi avevamo visto che tra le possibilità, per vedere se era giusta o meno una condizione necessaria e sufficiente, c'era che se non A, allora non B è una risposta esatta quando c'è un se e solo se. E noi abbiamo proprio questa tipologia, perché se non A, quindi se non risparmio per 2 anni, perché se e solo se risparmio per 2 anni è la nostra A, potrò comprare una macchina nuova, la considero una B. In questo caso la risposta cos'è? Se non risparmio per 2 anni, quindi se non A, allora non potrò comprare una macchina nuova, allora non B. E rientra proprio nelle casistiche corrette e quindi è la nostra risposta. Poi, questo esercizio in realtà a leggerlo è abbastanza semplice, anzi forse addirittura banale, però so di molta gente che l'ha sbagliato al concorso INAIL, magari l'emozione nell'essere in un concorso, però andiamo a vederlo, ma è semplice. Per trasportare 13 risme di carta dalla cartoleria in cui le ha comprate a casa sua, Luigi si serve della bicicletta, ma ne può portare solo 2 alla volta. Quante volte Luigi deve recarsi in cartoleria per le risme? Non vedo particolare difficoltà o trabocchetti perché, essendo che può portare 2 risme per volta, ci sarà un primo viaggio con 2 risme, un secondo 4, un terzo 6, un quarto 8, un quinto 10, un sesto 12 e poi ci sarà ancora un settimo viaggio in cui rimarrà solo una risma di carta che Luigi porterà a casa sua, quindi la risposta è 7. Infine,
Vediamo quest'ultimo esercizio, questo è il tipico minimo comune multiplo. Ci dice che praticamente Andrea oggi ha pagato l'affitto, la rata per l'acquisto della sua auto e la rata del mutuo dell'appartamento. Insomma, non è stata una grande giornata per Andrea. Però, sapendo che paga il canone di affitto ogni 3 mesi, la rata dell'auto ogni 6 mesi e quella del mutuo ogni 8 mesi, tra quanti mesi Andrea pagherà nuovamente le 3 rate insieme? Questo è il classico caso, appunto, come dicevo, di minimo comune multiplo. Bisogna trovare quel numero più piccolo possibile che è multiplo di tutti e tre, quindi di 3, di 6 e di 8. Si può fare la scomposizione in fattori, ma se vogliamo fare un metodo più veloce, secondo me prendiamo tra i tre numeri quello più grande, in questo caso 8. Facciamo la tabellina di questo numero e vediamo se facendo la tabellina ogni multiplo di 8 è poi divisibile per 3 per 6. Ad esempio, 8 chiaramente non è divisibile né per 3 né per 6, quindi non è il minimo comune multiplo. Poi facciamo 8 per 2, quindi 16, che non è altrettanto divisibile né per 3 né per 6. A questo punto 8 per 3, 24, che è invece divisibile sia per 3 che per 6. E quindi in questo modo abbiamo trovato già la nostra risposta.